Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un coltello multiuso della Adventure Ridge. È un coltello che ho acquistato alla Aldi. Si vede che vuole fare concorrenza alla Lidl con i suoi coltelli. Diciamo che sia che l'Aldi che la Lidl mettono in commercio questi coltelli che sono molto economici. Questo coltello in particolar modo presenta quattro funzioni. Lama grande, seghetto per il legno, lama da caccia, che andiamo a vedere che cosa è, e il cavatappi. Andiamo al coltello, così vediamo com'è fatto. Ah, dietro ci stanno le varie indicazioni sulla cura, le avvertenze. È un coltello che made sicuramente in Cina, ma il produttore è tedesco. Quindi diciamo che potrebbe sembrare un coltello cinese, ma in realtà è un coltello costruito in Germania, almeno per quanto riguarda quello che c'è scritto sulla confezione. Infatti è produttore Hamburg, Germania. Andiamo a vedere il coltello come è fatto. Sufficiente, ok. Da fuori sembrava che le guancette fossero in metallo, invece sono guancette in plastica. Vediamo com'è questa lama. Presenta un po' di sporco. Va bene. È una forma abbastanza accattivante, diciamo. Magari il design della lama e anche il design del manico, delle guancette, fanno un po' l'occhiolino ai Ranger Grip della Victorinox. Credo che si avvicinano abbastanza. Cioè, si impugna abbastanza bene. Dà un po' fastidio questa lama qui. Su qui c'è scritto, su questa parte della lama c'è scritto Aspiria No Food GmbH. Si riesce a vedere? Andiamo a vedere le altre funzioni. Allora, questo non si chiude. Oh, ragazzi, addirittura è un liner lock. Liner lock che però funziona nel modo inverso. Si apre, cioè verso l'esterno, e si chiude. In genere le liner lock hanno, ovviamente essendo un multiuso, ovviamente il liner lock non si poteva sbloccare in questo modo, ma si deve sbloccare per forza nell'altro, nel senso inverso, perché normalmente lo sblocchi così, invece questo qui essendo un multilama, per forza di cose la devi sbloccare verso destra e non verso sinistra. Quest'altra lama. Questa è la lama denominata lama da caccia. Ha una bella dentellatura, veramente abbastanza pronunciata. Vediamo un po'. Sì. Lo spago da pacchi lo taglia bene. Veramente funziona veramente bene. Non so, la lama da caccia, la lama dentellata, non mi viene in mente quale potrebbe essere il suo utilizzo. Magari per segare le ossa. Oppure, boh, lama da caccia dentellata con questa forma, solo questa funzione qui mi viene in mente. Perché in genere quelle lame da caccia con la forma
diciamo un po' a mezzaluna, servono per scuoiare l'animale. Anche questo ha il blocco liner lock, però ovviamente essendo una lama esterna si sblocca normalmente. Grazie, due lame bloccabili è veramente forse più di un coltello costoso. Andiamo a scoprire l'altra lama, l'altra funzione, seghetto. Seghetto per il legno. Ecco qua, insomma, ci deve essere sempre qualcosa che non va. Essendo un coltello che ho pagato appena 6 euro, ovviamente qualcosa non poteva funzionare come dovrebbe. Non dovevo, cioè, in parole povere, il seghetto per il legno non funziona. Perché praticamente anche i dentini che sembrano a doppia fila non sono per niente affilati. Infatti posso passare il dito tranquillamente, la mano, il dito tranquillamente, non sento nessun tipo di affilatura. Le mani sono ancora intere, le dita sono ancora intere. Sì, beh, per forza, 6 euro non poteva avere tutto. Però anche questa lama qui, centrale, si blocca con un liner lock. Cioè, nemmeno il Ranger Grip 55 ha le lame bloccabili liner lock, solo la lama centrale, la lama principale, scusate, è bloccabile, è sbloccabile tramite il pulsante con il simbolo della Victorinox. Sì, diciamo che come funzionalità, come sicurezza, potrebbe essere migliore di qualche coltello blasonato. Ma la funzionalità delle lame, in particolar modo del seghetto del legno, è proprio deludente. Andiamo a vedere un po' come se la cava la lama principale. Ha un po' di gioco comunque verticale e anche un po' orizzontale. Ma non si può certamente volere di più da 6 euro. Vediamo un piatto in testa come lo affronta. Lo affronta veramente molto molto bene. Perfetto. Veramente molto bene. C'è anche, diciamo, questa lama qui che fa questa gobba, può anche aiutare nel taglio, nel senso che insomma hai un appoggio. Soddisfacente. Cut in test superato. Vediamo un po' come si comporta su altri materiali. Un nastro. Sì, sufficiente, tubicino PVC, qui diciamo che un po' di forza lo devo fare. Vediamo, sì, va bene, appoggiando il pollice si riesce a fare qualcosa. Sì, beh, mi scava anche il legno, incredibile. Proviamo su questo straccetto che... Se lo tagli, ragazzi, lo tagli, tagli. Taglia veramente bene. Sono un po' deluso dalla... Sono un po' deluso dalla lama da seghetto. Perché la lama principale è veramente affilatissima. Veramente, veramente molto affilato.
come un coltello, tra virgolette, più costoso. Le guancette, come dicevo, sono in plastica, non riesco a vedere se ha dei rinforzi in metallo, se ha dei liner in metallo. Sì, ha dei liner in metallo. Cosa strana questa lama qui per la caccia, ripeto che, insomma, non ne vedo nessun tipo di utilizzo reale. Potrebbe essere funzionale per tagliare i cordini, ma più di questo non lo so. Ah, questo no. No, questo va più per i cordini. Magari un cacciatore sa come si usa questo tipo di lama, ma secondo me per la caccia non è molto utile. Mi trovo questa lama qui aperta, vediamo un po' l'apertura totale della lama, cioè la misura totale del coltello. Con questa lama qui il coltello misura 185 mm. Solo la lama è di 75 mm. Tagliente utile 65 mm. Lo spessore è di circa 2 mm. L'underlock sono praticamente dei lamierini abbastanza sottili, ma cioè, non si può pretendere di più. Però le lame sono bloccabili. Vabbè, tira bouchon. È abbastanza spesso rispetto ad altri coltelli economici. Magari potrebbe funzionare. Sembra abbastanza fissato bene. Vediamo la lama con la lama principale, come la lunghezza del coltello. Allora, con la lama principale il coltello è lungo 195 mm, la lama è di 85 mm, tagliente utile di circa 78 mm. Invece lo spessore della lama, anche questo è di 2 mm. È inutile misurare il seghetto, ma anche a titolo informativo e a livello scientifico, vediamo un po' quanto è lungo il coltello con il seghetto. Con il seghetto è lunghezza totale 200 mm, seghetto di 90 mm, seghettatura, per così dire, è di 85 mm. Lo spessore, anche questo, direi che sui 2 mm. Anche questo è sui 2 mm. Magari il mio esemplare c'ha il seghetto che non funziona. Magari altri esemplari dello stesso tipo, magari avranno un seghetto più funzionale. Perché può capitare, sono coltelli economici, non hanno cura di produzione, vengono, diciamo, forse nemmeno controllati, vengono solo assemblati. Non c'è ovviamente una cura o un controllo qualità. Comunque almeno la lama principale funziona bene, almeno quello. Presento anche un piccolo cordino, insomma, di bellezza. Ma però, nonostante tutto, gli voglio dare una possibilità. Vediamo se come se la cava sul legno.
Oddio, non dico che se lo mangia, però qualcosa riesce a fare. Nonostante tutto. Magari se i denti erano più pronunciati, sarebbe riuscito a tagliare veramente molto bene. Ok, vediamo un po' il peso. grammi. Vabbè, ovviamente, essendo un coltello multilama, il peso è più che accettabile. È un coltellino che si può portare in campeggio, perché no? Per tagliare qualche salamino o qualche verdurina va più che bene. Peccato per il seghetto che non funziona, però magari, ripeto, altri esemplari, altri di questo tipo potrebbero avere il seghetto che funziona bene o che magari si è costruito in modo più perfetto. Costruito, diciamo che è anche stampato poi. Ok, ragazzi, questo è tutto. Un saluto ai miei iscritti e chi mi guarda, al mio prossimo video.